momenti in cui ce n'era bisogno. We finally had a good win away, and we needed it. What about it? Yeah, it was really important for us. I think we played the first time really, really good in every situation, especially Batsuta and reception was really good. And yeah, everybody's happy and still excited. And yeah, but we have to work, keep working for the next games. And yeah, but we are really motivated with this win. Siamo molto contenti, è stata la prima partita in cui credo sia andato tutto bene, dalla battuta alla ricezione, quindi vuol dire che stiamo facendo un ottimo lavoro e vogliamo assolutamente continuare così. Ora quattro partite alla fine del girone d'andata, quattro partite importanti con l'obiettivo di qualificarsi per la Coppa Italia. Four games left with the main goal to the final four for Coppa Italia. Sì, have to work every week, every practice to win these four games. For sure, it's difficile, but I think we keep working and create a good atmosphere, and then everything is possible. Penso che sia difficile, ma se continuiamo a lavorare tutti i giorni e tutte le settimane, credo che tutto sia possibile. Dal punto di vista personale, come sta andando il tuo inserimento? Personal opinion about your feelings? Yeah, at the moment I feel really good. Week for week I'm more with the team and I feel really good here in Italy. And still we have some connection problems, or not problems, but still working on the connection because I played some other boards before. But also this every practice we increase and I'm really really thankful to play here and I feel really good. Mi trovo molto bene a Modena. Stiamo ancora lavorando sulla mia intesa con Bruno e perché io giocavo degli altri tipi di palloni, però ci stiamo lavorando e sono molto grato di essere qui e giocare per Modena. Come è stato il tuo approccio col campionato italiano? Insomma, che livello hai trovato? What do you think about the Italian league? It's really, really good. Also for a young player like me, it's really professional. I can learn every game something, and for me it's really, really nice to play here. Per me è molto, molto bello, molto importante giocare in questo campionato, soprattutto perché sono un giocatore molto, molto giovane e imparo ogni partita e ogni partita mi serve per crescere. Ultima cosa, i Palapanini, che effetto ti ha fatto? What about Palapanini? Yeah, it's amazing atmosphere. The spectators are really nice and it's really, really cool to play before this crowd. And I'm excited for the next game for sure. È sicuramente qualcosa di incredibile, bellissimo giocare davanti a questi spettatori e non vedo l'ora di giocare la prossima. Grazie. 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 Grazie mille. Grazie a te. Francesco, c'era bisogno di una vittoria in trasferta, c'era bisogno di una vittoria da tre per migliorare la classifica, ma anche per fare un passo avanti, probabilmente dal punto di vista del gioco, che vi desse un po' di serenità. Sì, certamente, i punti in palio erano importanti, averne fatti tre lo è ancora di più, soprattutto per la classifica. Sappiamo quello che è il nostro obiettivo in questo momento, che è quello di rimanere dentro la griglia playoff per quello che riguarda la Coppa Italia e quindi sicuramente andare a prendere più punti possibile è il nostro obiettivo primario in queste partite. Si guarda una partita per volta o si guardano le quattro che ancora mancano da qui alla fine del giorno d'andata? No, guardiamo una partita per volta perché sono complicate tutte, la prossima lo è altrettanto come è stata la trasferta di Cisterna e come sarà dopo la partita in casa con Trento. È ovvio che ci sono livelli di squadre differenti, ma non per questo i campi non presentano delle insidie e quindi la nostra attenzione deve essere sul giorno per giorno. Dice che non ci sono partite facili in Superlega, a Taranto cosa bisogna fare per portare a casa i tre punti come è stato sabato? Ma innanzitutto penso che il partire con la pretesa di dover portare a casa un certo tipo di risultato sia quello che ti può mettere più in difficoltà, perché poi dopo quando le aspettative sono diverse dalla realtà e magari ti trovi in una partita difficile, una partita dove l'avversario giustamente cerca di fare la stessa cosa che stai facendo tu, il rischio è quello di perdere un po' il lume della ragione e di perdere un po' il filo del gioco.
Taranto è una squadra che lotta per una cosa importante in questo momento, che è la salvezza, e ha fatto vedere cose egregie anche con squadre importanti come Civitanova, come Trento, e quindi di saper portare queste squadre al tie break, saper tirare le partite lunghe. Di questo noi dobbiamo essere consapevoli e saper accettare il punto a punto e la battaglia con loro e provare a trovare la chiave in ogni set per provare a portarla a casa. Avete avuto un momento complicato dal punto di vista degli infortuni, quindi ti chiedo intanto come stanno gli infortunati e se l'ingresso, almeno in allenamento, di queste due nuove figure vi sta aiutando a crescere come squadra. Sì, allora dal punto di vista fisico stiamo meglio, ci sono alcune situazioni che sono in miglioramento, altre che ovviamente che hanno tirato la carretta fino adesso sono un pochino più carichi, questo è normale che sia così, e quindi ne patisce un po' il discorso dell'allenamento. Di sicuro l'aiuto che ci hanno dato Nicola Pesaresi e Giulio Sabbi la settimana scorsa è stato molto importante. Confidiamo di riuscire a sfruttare il loro aiuto anche in questa settimana per prepararci al meglio per Taranto. L'allenamento rimane la cosa più importante, ecco, per noi, soprattutto perché abbiamo tante settimane piene e riuscire a lavorare per prepararci al meglio le partite deve essere la chiave del nostro lavoro. Sapolcov si è visto proprio in campo. Come sta? Meglio, la sua è una situazione che comunque da tenere monitorata giorno per giorno, perché non è una cosa, non è come un trauma distorsivo, no? Una volta che è passato e dopo si continua a giocare sopra. È una cosa che sappiamo, una debolezza che non può accompagnare. Dobbiamo avere la misura nel non portarlo mai troppo oltre il limite, ma nemmeno nel non allenarlo troppo sotto il limite dal punto di vista tecnico, perché comunque abbiamo bisogno di lavorare tutti quanti insieme. Ultima cosa per me, Taranto, che squadra è? Insomma, è una squadra che ha dei nomi, no? Alcuni molte esperienze come l'Anza, altri giovani, tutti gli americani. Che idea ti sei fatto di questa squadra? Allora, è una squadra che, appunto, come dicevo, ha già affrontato 4 tie-break. È vero che li ha persi tutti e 4, ma vuol dire che sa tirare le partite per la lunga e soprattutto sa rimanere in partita nonostante i set persi. E questa è una caratteristica che quando affronti una squadra di questo tipo qui devi avere a mente, sapendo che è difficile che sia una squadra che ti lascia il campo dopo un set o dopo un momento brutto, e quindi una squadra che sa rimanere attaccata. Secondo me, nei tre attaccanti di laterali, diciamo, le pedine più temibili per quello che riguarda il servizio, e che sono quelli che possono portare anche più punti, mi hanno fatto vedere i due centrali, soprattutto nell'ultima partita con Civitanova, che con quella battuta flottante lì sono stati insidiosi, e quindi noi dovremmo essere bravi dalla nostra parte del campo a saper resistere nei momenti in cui loro spingeranno di più col servizio, con l'attacco, e sfruttare invece la palla della nostra parte Grazie. Quindi anche Gargiulo della va più rete. forte. Ho visto che ha fatto 100 est l'altro giorno. Sì. 4 Civitanova è andata a tie break per colpa della ricezione flottante. Sì.